Che notizie porti? La fiamma ha smesso di ardere. Era la badessa di Jorvik, Ingeborg. Per gli dèi, non l'avrei mai detto. Quest'ordine non ha davvero limiti. No, e spesso sono i più insospettabili a portarne avanti la causa. La badessa intendeva bruciare tutti i testi cristiani della città e distruggerne gli ideali. Ha pronunciato una frase che mi ha colpita. Uno dei quattro è con noi. Quattro? Ma ci sono solo tre obiettivi a Jorvik. Ci sta sfuggendo qualcosa. Maledetti Pitti! Non solo sono i padroni del nord. Quei selvaggi ora vagano liberi anche nelle nostre terre. Jor dice che abbiamo spie sul campo. Li avevamo! Solo una ha fatto ritorno, una maschera di sangue con le ossa rotte. Che Hel se li prenda! Ljufbina, mi concedi un momento? Anche Jor se c'è. Sì, sono subito da te. Ne mancano ancora due. Le proteste al molo si fanno sempre più assordanti. Prova a indagare. Prima o poi scoprirai qualcosa. Che notizie porti? Ne mancano ancora due. Le proteste al molo si fanno sempre più assordanti. Prova a indagare. Il deposito merci. Deve essere qui che tengono le merci dei mercanti. Non vedo il mastro di porto. È qui? Via di qua. Non sono affari tuoi. Non sta mai zitto. È sempre qui intorno che starnazza. È inconfondibile. Vattene! Ci deve essere un altro accesso. Ho bisogno dei tuoi occhi. Il deposito è sorvegliato dalla mano rossa. All'ordine interessano questi moli. Che stai facendo? Dovresti essere al mercato. Lo so, io non ricordo da quali mercanti devo rispondere. Posso credere. Troppi neri sui loro banchi. Oh, senti, lascia perdere. Se ne occuperà qualcun altro. Stai giocando col fuoco, ragazzo. L'ago potrebbe pungerti per molto meno. Fate come me! Perodino! Merci esotiche confiscate. Sono molto preziose. Forse interessano alla mano rossa. Ricchezza da accumulare. La puntura di un ago. Sono sulla pista giusta. Dunque, il mastro sequestra i carichi e usa i mercanti per rivenderli al mercato. Quelli coinvolti portano dei drappi neri. Attirerò la loro attenzione mostrando in giro un po' di argento al mercato.
Il mercato di Coppergate. Mostrerò dell'argento ai mercanti. Forse così mi daranno retta. Amica mia, l'argento che ho con me farebbe affondare la mia nave. Mi aiuteresti a spenderlo? Vuoi abbassare la voce? Ti farai ammazzare se lo urli così ai quattro venti, specialmente qui. A cosa serve un mercato se non sono libera di spendere i miei averi come voglio? Vuoi liberarti del tuo argento? Bene, prova nei vicoli. Ora sparisci. Fai attenzione, ci sono stati problemi al deposito. In che senso problemi? Non ne sono sicuro, ma credo che il lago abbia chiesto più protezione. Ci vediamo qui all'imbrunire. Andremo insieme da lui. Le guardie torneranno qui con il buio. Potrò seguirle e farmi condurre dal lago. Scusa il ritardo. La mia donna, sai com'è. Hai del vino da vendermi? Abbiamo una ronda. Non riesco a trovarle. Se le seguo, dovrei riuscire ad arrivare al lago. Peccato, ne avrei voluto un sorso. Ma capisco, ormai si parla solo della festa. L'attendo con ansia. Qui l'Audun è in gamba. Non devo essere vista in quest'area. Carri vuoti. E un drappo nero come indicazione. E il posto è questo. Chiusa. Ti nascondi tra i topi, Ago. Tipico. Deve esserci un'altra entrata. Rumore di metallo. Un'officina nelle fogne. Qual è il ruolo del lago? Quanto argento. Le casse ne sono ancora piene. È parte dei beni sequestrati. Fondono l'argento per coniare lingotti e monete. Che cosa vogliono farne? No, ti prego, non farlo. Prometto che presto avrai l'argento. Ti prego, non farlo. È solo un malinteso, lo giuro. Pagherò. Troppo tardi ormai. Inquietos! No!
veloci! Non ne volete prendere ancora? Non sono sorpresa di vederti strisciare qua giù. Tu! Questo non è il tuo posto! Qui al porto è tutto in regola. Credo tu abbia detto così. E poi ti ritrovo qui, a nuotare nell'argento guadagnato con i sequestri. Sei tu l'ago, o sei un'altra delle sue pedine? Hai capito male. Il tessuto del mondo è consunto, lacerato, strappato. Lo vedi? Qualcuno deve assumersi il compito di ricucirlo. Qualcuno che abbia mano decisa e ferma, che sappia usare un ago, proprio come me. Come poeta fai schifo, ma almeno mi hai dato una risposta. Sì, beh, tutti abbiamo un punto debole. Il tuo deve essere il ferro che ci separa. Credi che i tuoi uomini mi fermeranno? Io non li sottovaluterei. La Mano Rossa è fedele alla causa. Non posso dire altrettanto dei mercanti. Fate presto, raggiungetemi al mercato quando avrete finito. Ma cosa? Affonderemo i nostri denti! Mantenete la guardia! Meriti l'aquila di sangue. Camminiamo un po', fa bene alla salute. Grigori! È bello godersi quest'aria, questa vista, i suoni, gli odori. Ti prego, Grigori, non credevo ti importasse, erano solo poche monete. Shh. Ti capisco, la colpa non è tua, è mia, perché non ho creduto che nella tua testa ci fosse solo un grande vuoto. Con tutto l'argento che ti ho dato, non mi è rimasto niente per sfamare me e i miei figli. Ti prego, cerca di capire. Oh mio Dio! Mercanti di Jorvik, vi ho promesso un futuro ricco di opportunità. E cosa vi ho chiesto in cambio? Vi ricordate? Lealtà. Lealtà! E questa sia una lezione per chiunque pensi che ostacolarmi sarebbe una buona idea. Fermati. Da bambino pensavo che la neve fossero lacrime di Dio, congelate dai nostri peccati. Stremato dalla fame, guardavo il cielo, sperando che piangesse per me, che volesse salvarmi. Ma non fu Dio a salvarmi, fu lo scrigno. Mi portò in una bella casa, mi offrì lauti pasti, un letto caldo. Per la prima volta qualcuno tese la mano e mi mostrò umanità, compassione.
E fu allora che feci un voto. Promisi di non voltare mai le spalle a chi mi aveva salvato in assenza di Dio. E hai servito lo scrigno, sapendo bene di cosa fosse parte. L'ordine ci aveva fatti incontrare. Ero in debito e mi sono sdebitato salvando questa città dall'autodistruzione. Quel debito l'ha motivato. Ha pervaso il suo Hugr. L'ha guidato. E non l'ha più abbandonato. Ma tu non hai mostrato la stessa compassione. In troppi hanno sofferto per mano tua in tutto questo. È vero. Forse mi merito questa morte. Ma sono solo un misero ingranaggio in una macchina che opera inarrestabile. Non per molto. Dove andrai, non ci saranno lacrime ad attenderti. Corri come una mucca!